lasciatemi dire, vado particolarmente fiera e la conferma che si tratta di una buona iniziativa arriva anche dal fatto che l'attuale ministro per l'istruzione, il ministro Profumo, ha già dichiarato di voler continuare a promuovere questa iniziativa. La settimana contro la violenza in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado è un'iniziativa che nacque nel 2009 grazie ad un protocollo d'intesa con l'allora ministro per l'università, l'istruzione, l'università e la ricerca, che ci ha permesso di sollecitare, sensibilizzare tutte le scuole italiane, ovviamente nel rispetto della loro perfetta autonomia, a organizzare incontri, dibattiti, proiezioni di filmati, convegni, tavole rotonde, con l'aiuto, il sostegno, la partecipazione delle forze dell'ordine, delle associazioni, dei rappresentanti delle istituzioni, proprio per sensibilizzare su questi temi tutta la popolazione scolastica, dove per popolazione scolastica si intendono non soltanto gli studenti, ma anche i genitori e i docenti. E questa è un'iniziativa, credo, che ci ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti in quella che è la difficilissima battaglia anche culturale contro il fenomeno della violenza sulle donne, perché agire sulle coscienze, soprattutto di coloro i quali saranno i futuri cittadini di questo paese, lo sono già, coloro i quali poi saranno non solo classe dirigente di questo paese, ma anche mariti, compagni, padri, agire su di loro è, credo, un'iniziativa fondamentale per formare una coscienza e una sensibilità che sia perfettamente rispettosa della libertà e della dignità della donna. E poi sono venute fuori tante altre iniziative, come per esempio quella che ci ha permesso, attraverso un protocollo con l'allora ministro dell'Interno, di dar vita a corsi di formazione per il personale di base delle forze dell'ordine, per permettere alle forze dell'ordine di riuscire, per esempio, a raccogliere indizi, elementi di prova utili, senza tuttavia dar luogo a un interrogatorio che potesse essere ulteriormente traumatizzante nei confronti della vittima di violenza o della vittima di stalking. Quindi abbiamo agito attraverso l'introduzione di nuove norme, attraverso la sensibilizzazione, attraverso l'educazione delle nuove generazioni. Abbiamo agito anche cercando di mettere in rete tutti gli operatori istituzionali e non che si trovano e che sono coinvolti nella battaglia contro il fenomeno della violenza sulle donne, attraverso il primo piano nazionale, il primo piano italiano contro la violenza e lo stalking, un piano che l'Italia aspettava da tanti anni e che noi siamo riusciti a far approvare in un momento particolarmente difficile per il nostro paese, perché quando abbiamo iniziato ad elaborare questo piano contro la violenza sessuale e lo stalking, adesso vi dirò molto sinteticamente di cosa si tratta, le casse dello Stato non erano certo piene e la crisi iniziava purtroppo a mordere sulla carne viva del paese e delle casse dello Stato. Eppure siamo riusciti a difendere quei 18 milioni di euro che hanno finanziato questo piano e che sono serviti per finanziare i centri antiviolenza presenti sul territorio, per implementarli, per costituirne di nuovi laddove maggiore il gap tra l'offerta e la domanda di servizi e di aiuti, principalmente in spacimirlo da meridionale nelle regioni del Mezzogiorno, risorse che sono servite e che serviranno nel corso di questo anno, perché il piano vale per il 2012, per continuare l'azione di sensibilizzazione e di educazione e per continuare nell'attività di formazione del personale di base delle forze dell'ordine, ma anche del personale medico e paramedico delle ASL e dei vari pronti soccorso. Quindi l'attività è stata un'attività sicuramente incessante, capillare e sinergica. Che cosa c'è da fare oggi? Che cosa si può fare per mantenere alta l'attenzione, per non abbassare la guardia, per continuare a fare in modo che le donne italiane possano, da un lato, avere strumenti efficaci per potersi difendere, ma dall'altro trovare anche
anche il coraggio per utilizzare questi strumenti, per venire fuori, come dicevo prima, dall'inferno degli abusi e dei maltrattamenti. A mio avviso sono tre, ci riflettevo prima anche mentre ascoltavo gli incontri delle autorità che mi hanno preceduto, sono tre le direttrici su cui bisognerebbe agire, su cui bisognerebbe concentrare sforzi, impegno ed energia. Sicuramente bisogna sostenere economicamente e finanziariamente, lo dico ancora una volta, i centri antiviolenza. Bisogna farlo perché i centri antiviolenza sono presidi fondamentali e preziosi che svolgono a favore delle donne vittime di violenza e spesso dei loro figli piccoli o piccolissimi un'attività straordinaria di sostegno, di aiuto psicologico, di aiuto legale, di reinserimento nella società e anche nel mondo del lavoro. Non bisogna lasciare da soli questi centri che svolgono un'attività straordinaria a favore delle donne italiane vittime di violenza. Come farlo? Ci vengo tra un attimo. Un altro punto su cui credo bisognerebbe aprire una riflessione anche con gli operatori del settore è quello dei tempi della giustizia. Spesso un ostacolo per una piena, vera, reale protezione delle donne sono proprio i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari. L'attesa per lo svolgimento e per l'esito dei tre gradi di giudizio può essere non solo logorante per una donna, ma spesso può essere pericolosissima perché è proprio questo l'arco di tempo più pericoloso in cui si possano annidare rischi e insidi per le donne, con il pericolo per esempio di vendette e di ritorsioni da parte degli stalker denunciati se le donne non vengono adeguatamente protette. Ecco perché bisognerebbe aprire una riflessione sulla necessità, per esempio, di prevedere l'accelerazione dei procedimenti giudiziari per stalking e per violenza sessuale e anche un'emanazione diretta tempestiva degli ordini di protezione in virtù dei quali gli stalker non possono, hanno il divieto assoluto di frequentare o di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi familiari, pena ovviamente l'arresto. Terzo punto su cui bisognerebbe soffermarsi e concentrare energie, attenzioni e risorse è l'attività sinergica di tutti gli operatori del settore, di tutte le istituzioni coinvolte, di tutte le associazioni coinvolte, attività sinergica a cui ha dato vita per la prima volta in maniera istituzionale il primo piano nazionale antiviolenza a cui ho fatto riferimento prima. Bisogna che questa attività continui. Bisogna che questa attività continui avendo come capofila quell'istituzione a cui è demandata attraverso una delega del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attività di contrasto alla violenza sulle donne. Questa istituzione è stata ed è tuttora il Ministero per le Pari Opportunità. Se c'è un appunto che mi permetto di fare è che forse oggi si rischia che su questi argomenti si perda quell'attenzione necessaria invece affinché il contrasto sia sempre più efficace e foriero di risultati. Ci troviamo, lo sappiamo tutti, di fronte ad una situazione emergenziale per il nostro paese, per l'Europa, per l'intero mondo occidentale che ha visto in Italia l'avvento al governo di una squadra eccellente, a mio avviso, di tecnici che sta portando avanti anche in Europa battaglie fondamentali per il futuro dell'euro, dell'Europa e per il futuro del nostro paese, ma in tempi di crisi non è che questi fenomeni, i fenomeni della violenza, degli abusi, dei maltrattamenti, si fermano o subiscono una battuta d'arresto. Anzi, se possibile, parlavo con una mia collega del Regno Unito, una parlamentare del Regno Unito, che sostiene, a mio avviso, una tesi condivisibile, cioè uno studio che è già stato fatto in Gran Bretagna, che la crisi economica addirittura esaspera questi atteggiamenti di violenza e di sopraffazione nei confronti.
che magari avrebbe potuto avere tempo ed energie necessarie per potersi dedicare in maniera assoluta e totale a temi così delicati e così drammatici per la popolazione femminile in Italia. Io mi auguro che questa esigenza possa essere condivisa dal nostro governo. Per quello che mi riguarda, agirò in questa direzione. Sappiamo che la delega per le pari opportunità è detenuta da un ottimo ministro, il ministro Fornero, che però ovviamente ha una delega più pesante di cui occuparsi, più pesante dati i tempi, visto che il ministro Fornero che ha dovuto occuparsi di riforma delle pensioni e di riforma del mercato del lavoro, che erano le due riforme a quanto pare più urgenti da approvare, richieste ovviamente dalla situazione emergenziale a cui ho fatto riferimento prima. Ma ripeto, questi temi in tempi di crisi non subiscono una rapida d'arresto. Ecco perché è importante sollecitare l'attenzione delle istituzioni su questi temi e ovviamente è importante continuare a parlare, a discuterne come stiamo facendo oggi. Ecco perché io ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo convegno, vi ringrazio per gli spunti, per i contributi che vorranno arrivare, con la promessa che tutti gli spunti, contributi, suggerimenti che arriveranno sarà poi mia cura approfondire, valutare e provare poi, così come ho fatto 3 anni fa con la legge sullo stalking, a tradurli in atti normativi a favore dell'Italia e in particolare delle donne italiane. Vi ringrazio.